i lavori più richiesti nel 2022. Oggi ti riporto una piccola analisi che ha fatto Forbes analizzando le posizioni più richieste su LinkedIn in tutto il mondo e è interessante vedere come esistono dei lavori che probabilmente non hai mai sentito parlare e quando si fa un'affermazione del tipo non c'è lavoro oggi, semplicemente stiamo avendo una visione distorta della realtà perché l'affermazione corretta dovrebbe essere oggi il mercato non ha più bisogno di persone con le mie competenze. E sentite quali sono questi 10 lavori. Posto numero 1, ingegnere robotico. Già, diciamo, questo si capisce che cos'è, ma ci rendiamo conto che è un lavoro ad altissima specializzazione. 2, ingegnere del machine learning. Già, questo è bello complicato. 3, cloud architect. Anche qui evidentemente i sistemi cloud stanno crescendo tantissimo e c'è richiesta di questo tipo di competenza. 4, data engineer. 5, sustainability manager. Non so nemmeno cosa significhi. 6, consulente di data management. 7, analista delle risorse umane. 8, talent acquisition specialist. 9, software account executive. 10, cyber security specialist. Ora, la maggior parte di questi nomi, di queste mansioni, probabilmente non le avevi nemmeno mai sentite. E questo è esattamente una fotografia di quello che è il mondo oggi, ovvero sta evolvendo ad una velocità tale che i lavori, davvero, lavori che un anno fa non esistevano, oggi sono i più richiesti, probabilmente il prossimo anno ci saranno richieste per lavori che ancora non esistono, e questo, oltre appunto a rappresentare la realtà per come oggi, nasconde un'altra verità, ovvero la capacità che dobbiamo necessariamente sviluppare di aggiornarci in maniera molto veloce, perché se quest'altro anno il lavoro più richiesto sarà un nuovo lavoro che oggi non esiste, non esisteranno nemmeno percorsi di studi per quel determinato tipo di lavoro, il che significa che le persone sì possono avere un'infarinatura generale, conoscere l'argomento, ma per entrare nello specifico in quella competenza devono necessariamente imparare in maniera da autodidatti, quindi devono studiare, devono fare esperienza in maniera volente o nolente autonoma, altrimenti non potranno mai sviluppare in tempo determinate competenze. E se guardiamo il mondo oggi, davvero, soprattutto quello tecnologico, è tendenzialmente così, ovvero partendo anche dai ragazzini più giovani che si mettono a smanettare con il computer, iniziano a smanettare sui social network, apprendono delle competenze che un quarantenne, magari come me, e io già mi considero molto tecnologico, però non ho, e iniziano ad avere una visione, una mentalità di un cambiamento talmente veloce, di un apprendimento di competenze così veloce che a molti spaventa, la verità è proprio questa. Quindi dobbiamo capire questa cosa assolutamente, renderci conto che il mondo oggi non è più il mondo di 40 anni fa. Ci sarà sempre la richiesta di figure con poche specializzazioni, ma il punto è che per quel tipo di persone c'è una determinata domanda, quindi sì, aziende hanno bisogno di queste figure, ma c'è un'offerta esagerata, perché è pienissimo di persone senza competenze. Al contrario, più vai nello specifico, soprattutto nei lavori più richiesti come quelli che ti ho letto, c'è tanta domanda perché le aziende non sanno dove andare a prendere questi specialisti. Di conseguenza, una persona con quelle competenze troverà immediatamente lavoro e potrà farsi pagare veramente tanto. Ora, probabilmente queste sono competenze richieste quasi esclusivamente in America o solo, ma arriveranno anche in Italia, e in ogni caso il mondo del lavoro, sappiamo, sta diventando sempre più ampio, sempre più globale, e dobbiamo entrare nell'ottica che non possiamo restare come siamo e sperare che il lavoro arrivi, perché il lavoro per come siamo oggi non c'è più. Quindi o ci evolviamo o resteremo uno tra i tanti che si lamenterà che il lavoro non c'è e non riuscirà a trovare lavoro se non sottopagato, sfruttato o in situazioni veramente terribili. Quindi inizia a chiederti quale competenze puoi sviluppare, come puoi fare per rimetterti in gioco, perché se non diventi attrattivo per il mercato sarà davvero difficile trovare lavoro oggi. Per concludere, quella di oggi è una pillola abbastanza brutale che va diretta al punto, ma rispecchia davvero la realtà che stiamo vivendo. Quindi è inutile nascondere la testa sotto la sabbia, cerchiamo di vedere com'è la situazione e ad agire poi di conseguenza. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiorno, ti leggo anche le 15 posizioni successive, quindi dalla 10 alla 25esima dei lavori più richiesti, perché sono veramente assurde alcune. 11, banker. 12, data scientist. 13, sviluppatore back-end. 14, product manager. 15, clinic manager. 16, consulente di vendita al dettaglio. Questo è abbastanza tradizionale. 17, business developer. 18, client manager. 19, gestione degli investimenti. Anche questo è un lavoro che noi in Italia conosciamo. 20, ingegnere full stack. Questo per molti è arabo. 21, infrastructure architect. 22, payroll specialist. 23, sviluppatore front-end. Avevamo visto al 13esimo sviluppatore back-end, in questo caso front-end. 24, consulente ERP, Enterprise Resource Planning. 25, addetto all'assistenza clienti. E anche il 25esimo posto in realtà
è un lavoro conosciuto e anche qui rispecchia un po' quello che si sta vivendo in questo periodo, ovvero che le aziende stanno dando molta importanza ai propri clienti e hanno bisogno di un reparto di assistenza clienti molto funzionale per essere al passo del mercato e per dimostrare quanto il cliente sia importante ad oggi per le aziende. Quindi questa panoramica secondo me è interessante davvero per capire come la situazione oggi e per molti potrebbe non sembrare delle più rose. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!